Adesso un giovane economista, partito da Firenze, insegna alla Bocconi, è tifoso dei Red Sox, squadra di baseball di Boston, e si chiama Tommaso Nannicini. Io come economista vorrei parlarvi di un tema di mia stretta competenza, cioè il tema della rottamazione. La rottamazione è entrata nella scienza economica da quando un economista austriaco, Joseph Schumpeter, ci ha parlato di distruzione creatrice. Perché per un economista è ovvio che se voglio creare progresso sociale, progresso economico, se voglio affermare una nuova idea, un nuovo prodotto, per quanto antipatico possa sembrare, devo mettere fuori mercato quello precedente. Il punto allora è capire perché e come farlo. Io credo che se guardiamo alla politica italiana il perché sia abbastanza semplice da capire. Il perché è legato alla cronaca degli ultimi anni e alle statistiche economiche degli ultimi decenni che ci consegnano il fallimento di un'intera classe dirigente. Il fallimento della classe dirigente della Seconda Repubblica, di due decenni di scelte non fatte, di occasioni mancate, per cui tutti i problemi iniziali del passaggio da Prima e Seconda Repubblica ce li troviamo ancora di fronte come zavorre che rischiano di affondarci. Guardate, non è un problema personale, ci sono dirigenti degnissimi in quella classe dirigente, non è neanche un problema anagrafico perché ci sono giovani che hanno idee e proposte che stanno dentro quella visione fallimentare e ci sono meno giovani che potrebbero dare iniezioni di innovazione e di rottura. Il problema è semplicemente politico. È politico perché quel periodo storico, la Seconda Repubblica, ha fallito di fronte alle sfide che aveva di fronte, perché a destra le promesse di cambiamento sono rimaste schiacciate sotto gli interessi personali di un leader e a sinistra le promesse di cambiamento sono rimaste schiacciate sotto gli interessi costituiti legati all'esistente. Si è scelto legittimamente, politicamente, di cercare di cambiare senza scontentare nessuno, senza rimuovere le mille rendite e incrostazioni della società italiana, però quella scelta di cambiare senza scontentare nessuno, senza coraggio, quella scelta frutto della paura, ha fracassato e ha fallito. Ora, per superare questo fallimento non possiamo far finta di niente, non possiamo andare lì a proporre le stesse cose degli ultimi due decenni con le stesse persone, pensando anche che gli italiani ci prendano del sul serio. O meglio, lo possiamo anche fare, ma dobbiamo sapere che c'è il rischio forte della perdita di credibilità e di distacco della politica. Perché possiamo anche andare lì a proporre nuovi ammortizzatori sociali per i lavoratori flessibili, però qualcuno si alzerà a un certo punto e ci chiederà perché quando siamo stati al governo dell'Unione, e ci sono stati due spiccioli da spendere, abbiamo pensato bene di spenderli per abolire lo scalone previdenziale e tutelare generazioni e settori della società italiana che erano già ampiamente tutelati dal nostro sistema di welfare, e non per passare dalle parole ai fatti in questi ammortizzatori di cui parliamo da decenni. E possiamo anche andare lì a parlare di rilanciare la nostra economia con politiche industriali, ma magari qualcuno si alzerà e ci chiederà quale credibilità abbiamo rispetto a queste politiche industriali, quale credibilità a chi al governo nazionale o regionale ha gestito finora le politiche industriali solo in chiave difensiva, dirottando le risorse verso chi fa parte di un sistema arcaico di relazioni industriali, facendo barricate contro gli investimenti produttivi dall'estero. Che credibilità ha chi ha perpetrato questa legge di Murphy della sinistra italiana, per cui le idee di Pietro Ichino andranno bene per la sinistra che arriverà tra 20 anni, ma non vanno mai bene per la sinistra che c'è adesso? Ovviamente possiamo anche provare a cavarcela dicendo che non è colpa nostra, è colpa del liberismo selvaggio, degli eccessi della finanza, però magari qualcuno di nuovo ci chiederà che cosa sia mai il liberismo selvaggio nell'Italia delle mille regolamentazioni e delle mille corporazioni, tanto che forse sarebbe meglio fare un annuncio a pagamento sui maggiori quotidiani nazionali chiedendo cercasi liberismo selvaggio, chi dovesse trovarlo è pregato di portarlo a Stefano Fassina.
Chiudo sul come, il perché è di fronte a noi, ma come portare avanti questa distruzione creatrice, così non si offende nessuno, questa innovazione, questa rottura che serve a questo paese. Secondo qualcuno serve più eguaglianza, dobbiamo chiedere di più a chi ha di più. Secondo altri servono iniezioni di concorrenza, di innovazione, più opportunità. Secondo me servono entrambe le cose in settori e politiche diverse, e nel programma di Matteo Renzi ci sono entrambe le cose in settori e politiche diverse. Ma il punto vero è capire quando serva l'una o quando serva l'altra cosa, e il discrimine, la cartina di tornasole per capire quando serva l'una o l'altra cosa è il concetto di equità, il concetto di dare a ciascuno secondo il proprio merito o ciascuno secondo il proprio bisogno. Faccio un esempio in un minuto. Tutti sappiamo che dietro il debito pubblico ci stanno le tante storture di un vecchio sistema previdenziale, di un vecchio modo di gestire la spesa pensionistica. Il costo d'aggiustamento dell'equilibrio di quel sistema è stato scaricato completamente sulle giovani generazioni e le generazioni future. Il passato è passato, ma perché allora non quantificare subito queste storture, facendo in modo che nell'assegno pensionistico di ciascuno l'ente previdenziale sia obbligato a mettere il rendimento implicito dei contributi versati da ciascuno durante la vita lavorativa? In alcuni casi, i casi delle vecchie baby pensioni del metodo retributivo, questo rendimento è enorme. E allora perché, una volta che si è quantificato questo rendimento sopra una certa soglia, perché non pensare a un contributo di equità, a un contributo di equità tra generazioni, non un contributo di solidarietà, perché nessuno, e soprattutto i giovani, non chiedano solidarietà a chi dall'alto della propria generosità deve dargliela, ma un contributo di equità da generazioni da investire subito negli ammortizzatori sociali per il lavoro flessibile. Perché, guardate, chiudo, c'è già un'Italia che ha deciso di non sedersi aspettando la politica, c'è già un'Italia che ha scelto di rischiare, lavoratori, imprenditori che hanno deciso di rischiare e mettersi in gioco. Quest'Italia non ci chiede più politiche industriali, non ci chiede contributi di solidarietà, ci chiede più equità, ci chiede che il proprio rischio, la propria sfida, se le cose andranno bene, sia premiata, sia valorizzata, e ci chiede che se le cose andranno male gli sia dato un aiuto per ripartire, per cercare una seconda chance. Perché quest'Italia ci ricorda che la speranza, come ha detto qualcuno, è un rischio da correre. Io credo che se ce lo ricorderemo e saremo in grado di farlo percepire agli italiani che la speranza è un rischio da correre, allora avrà davvero ragione chi ha pensato al titolo di questa Leopolda. Penso davvero che il meglio debba ancora venire.